che dopo il non voto della PD per il Tribunale della Pedemontana, Moretti dalla Lega, inaccettabile. Paese sotto shock dopo l'espulsione del macedone accusato di jihadismo, il sindaco, segnalate le cose sospette. Contro il pericolo terrorismo serve una Guantanamo italiana, la proposta shock dell'assessore Donazzan. Assalta alla guardia giurata accusata di aver stuprato una ragazza di Cittadella, l'editoriale del nostro direttore Bacialli. Reati in calo nella Bassanese, diminuiscono i furti e le denunce, ma sempre più bassanesi possiedono un'arma. Pittoello, le mille risorse culturali di Bassano. Si infittisce il giallo sulla morte di Francesca Bertoncello, c'era droga a casa della barista e spunta un marito sconosciuto. Buonasera a tutti voi telespettatori, come avete sentito bufera sul Partito Democratico dopo l'astensione nel voto in regione per il Tribunale della Pedemontana. Una presa di posizione che ha creato polemiche e imbarazzi anche all'interno dello stesso PD. E non ci sta Alessandra Moretti che agli attacchi risponde così. La Lega ha sfruttato a livello demagogico e populista la questione facendo passare il nostro voto di astensione tecnica come un voto contrario che non è. Al Partito Democratico non ci stanno a passare per coloro che non vogliono riaprire il Tribunale di Bassano, ma quell'astensione in Consiglio regionale sulla mozione presentata dalla maggioranza per l'istituzione del Tribunale della Pedemontana ha generato polemiche roventi ed imbarazzi, soprattutto perché quel non voto del PD a Venezia stride e non poco con il sì espresso da 75 comuni del territorio, tra cui anche quelli retti da maggioranze di centrosinistra. Alessandra Moretti assicura il sostegno e l'impegno di tutto il partito per la riapertura di Via Marinali e spiega perché quella risoluzione, così come è stata presentata, non era votabile dal PD. Avremmo voluto discuterne con la maggioranza, chiedevamo una modifica di quel testo perché prevedeva un attacco durissimo e secondo noi non, diciamo così, giusto al governo. E quindi, siccome questo non è stato possibile farlo perché ci è stato negato, abbiamo ritenuto di prevedere un'astensione di tipo tecnico. C'è però comunque una certa delusione da parte di diversi sindaci, non era possibile votare comunque mettendo a verbale che si dissentiva da questa lettura dei fatti per quello che riguarda l'azione del governo? No, non era possibile, nel senso che noi abbiamo chiesto che questo ci fosse dato, ma appunto la maggioranza ha ritenuto invece di andare allo scontro. Noi abbiamo però ribadito, e vi ringrazio per darmi anche l'occasione di farlo, l'ho ribadito anche oggi al sindaco di Bassano, che noi ci faremo portavoci presso il Parlamento affinché questa istanza dei sindaci venga accolta. È pensabile che il Parlamento regionale, quindi il Consiglio regionale, possa votare una nuova mozione bipartisan in questo senso? Se se la maggioranza si rende disponibile a discutere insieme a noi di questo, noi siamo assolutamente disponibili a farlo. E c'è preoccupazione a San Zenone degli Ezzelini dopo l'espulsione di un macedone accusato di jihadismo. Il sindaco invita i cittadini a segnalare comportamenti sospetti. Sentiamolo. L'espulsione dall'Italia di Recep Limani, un operaio macedone allontanato per motivi di prevenzione del terrorismo con l'accusa di fondamentalismo islamico, ha sconvolto tutti a San Zenone degli Ezzelini, dove su 7.000 abitanti il 17% è straniero. C'è chi partecipa alla vita sociale del paese, ma c'è anche chi non parla neanche l'italiano. Quando il 2 giugno, per esempio, il comune organizza per i diciottenni la consegna della bandiera e della Costituzione italiana, racconta il sindaco, i figli degli immigrati non partecipano quasi mai. Quando queste famiglie chiedono la cittadinanza, io lo faccio sempre notare ai genitori. Voi chiedete di venire a vivere qui con noi, avete scelto l'Italia, chiedete la cittadinanza, però dovete anche essere parte integrante a 360 gradi della nostra comunità. Questo purtroppo, con la crescita dei bambini, notiamo che non si realizza. A novembre uno dei 5 figli di Limani, che frequenta la scuola elementare, commentando in classe gli attentati di Parigi, aveva detto: «Hanno fatto bene, ora andiamo a Roma e uccideremo il Papa». La dirigente scolastica dell'istituto, avvisata dalle insegnanti, aveva inviato una segnalazione alla Farnesina. Deve essere segnalato in maniera discreta, ma deve essere segnalato, perché a volte
anche una frase captata magari in piazza o in un bar, eccetera, può essere la punta di un iceberg che riflette un modo di pensare. A pochissima distanza dal municipio, l'associazione islamica La Fratellanza, frequentata da Recep Limani, attiva da 20 anni, conta oggi una 60ina di iscritti. Lei lo conosceva bene, perché comunque frequentava la sua associazione. È un elemento pericoloso che doveva essere allontanato perché poteva essere potenzialmente un terrorista? No, là non so. Di essere terrorista no. Cosa le diceva? Di che cosa parlavate? Diciamo, rispetto alle altre persone che frequentano l'associazione, aveva un atteggiamento diverso? Sempre parlavamo della la religione e imparare di più la religione, quello. Degli attentati di Parigi cosa pensava? Sempre siamo stati contrari di queste robe. Noi condanniamo il terrorismo. Anche lui, anche la persona che è stata esposta? Certo, certo. Condannava quello che è successo in Parigi. Ma perché è stato espulso secondo lei? Non lo so. Se questi sono i dubbi dell'associazione, nel resto del paese c'è chi si interroga su una convivenza sempre più messa in discussione. La comunità islamica o comunque queste persone, gli immigrati che sono presenti a San Zenone, non hanno mai creato problemi, bisogna comunque dirla la verità. Il problema è che a questo punto uno si chiede, si fa la domanda, se una persona è stata espulsa vuol dire che un problema c'è. E sull'espulsione del cittadino macedone a San Zenone si è espressa anche l'assessore regionale Elena Donazzan, lanciando la proposta di una Guantanamo italiana. Jihadisti o presunti tali, ha detto Donazzan, dovrebbero essere arrestati e detenuti in centri ad hoc senza passare per la normale giurisdizione. Il disordine pubblico si controlla con l'ordine militare perché la vita è un rapporto tra forze. E cambiamo argomento, ed è stata assolta la guardia giurata accusata di aver stuprato una ragazza di Cittadella Jesolo. Sulla vicenda sentiamo l'editoriale del nostro direttore Luigi Baccialli. In questi giorni si sta parlando molto inevitabilmente di quanto è accaduto a Colonia alle donne e ragazze tedesche molestate da un folto gruppo di immigrati davanti alla stazione, e poi un analogo caso a Mestre di due ragazze che hanno denunciato di essere state oggetto dell'interesse morboso da parte di altri extracomunitari. Però poi ci si dimentica di parlare delle violenze quotidiane a cui assistiamo spesso, soprattutto quando vengono raccontate dai giornali, dalle televisioni e quando ci sono i processi nei tribunali. C'è stata una sentenza incredibile riguardo a una violenza che è stata perpetrata ai danni di una ragazza di 22 anni nel 2010 a Jesolo. Questa ragazza era nella sua auto dopo aver trascorso alcune ore in discoteca, si era addormentata, passò di fronte a questa auto una guardia giurata che approfittò del suo stato per abusare di lei. Ecco, la sentenza incredibile oggi è che questa guardia giurata è stata assolta perché questo rapporto sessuale sarebbe stato consenziente. Allora immaginatevi una ragazza che esce dopo forse aver alzato un po' il gomito da una discoteca, come succede a tanti giovani, che si addormenta all'interno dell'abitacolo della macchina e che è consenziente con una guardia giurata che non ha mai visto e mai conosciuto e che approfitta di lei. Questa guardia giurata si pensava che fosse destinata ad una condanna severa per quanto ha fatto, ha tra l'altro ammesso di aver avuto un rapporto sessuale con questa 22enne, no, è stata assolta. Ecco, sono sentenze incredibili, guardia giurata di Zero Branco, tribunale di Venezia, questa ragazza di Cittadella, sono sentenze incredibili rispetto alle quali poi non ci dobbiamo stupire e scandalizzare quando appunto queste violenze vengono perpetrate senza nessuna remora, senza nessuna esitazione, perché la legge in Italia consente anche agli stupratori di farla franca, come insegna peraltro il comportamento di certa politica che depenalizza dei reati gravissimi. Il bassanese sempre più sicuro, secondo i numeri resi noti dal commissariato cittadino, ma c'è un dato che fa discutere, sentite.
Diminuiscono i reati, aumentano gli arresti, calano le denunce. Dati alla mano, nel bassanese gli ultimi 12 mesi hanno visto un netto incremento della sicurezza pubblica. Bassano è una città più sicura grazie allo sforzo preventivo e magari qualche arresto in più, però abbiamo riqualificato un po' l'attività di polizia proprio con uno sforzo maggiore sotto l'aspetto di prevenzione. Anche i furti, spesso termometro della percezione di sicurezza dei cittadini, sono diminuiti del 35% rispetto ai 12 mesi precedenti. In calo anche i delitti, 656 in tutto, e le chiamate al 113, calate del 25%. In netto aumento invece le pratiche amministrative svolte in via Pecori Giraldi, con una media di 110 passaporti rilasciati per ogni giorno lavorativo. Ma a far specie, tre dati in crescita e soprattutto uno, l'aumento esponenziale delle pratiche per la detenzione o l'acquisto di armi, cresciute rispettivamente del 96 e del 76%. Sì, il 2015 ha evidenziato questo dato molto sensibile e per me un attimino fonte di preoccupazione, fermo restando che ovviamente le licenze le abbiamo date a chi ha i requisiti, i presupposti per ottenerle, però tante armi in giro. Si è dato una spiegazione di questo aumento di armi? Non è direttamente scaturibile da un evento particolare, insomma, però è un dato sensibile. Martedì la cerimonia di consegna di premi dedicati al Santo Patrono di Bassano e il premio alla cultura sarà consegnato allo storico Gianberto Pettoello. Professore, innanzitutto se lo aspettava questo premio? No, onestamente direi di no, va bene, e poi alla fine mi fa un infinito piacere e anche perché hanno concorso alla mia candidatura una serie di forze diverse, spesso antagoniste, di maggioranza, di minoranza, e questo vuol dire una cosa, che cioè nella mia vicenda anche politica, amministrativa, ho avuto molti avversari, mi sono scontrato con loro anche duramente, ma per mia fortuna non ho mai avuto dei nemici. Il premio è il premio culturale, il premio più importante della città, una città che non è la sua in origine ma che oggi penso senta completamente sua. Ma Bassano è una città che ha una storia e che ha avuto in fondo uno slancio nel piccolo incredibile, ha sempre rischiato di venire sommersa dalle entità territoriali diverse, da Treviso a Vicenza, a Padova o dal nord, e poi è riuscita sempre a emergere. Posso chiederle come sta oggi la cultura a Bassano? Ma per un verso sta bene, nel senso che in questi anni, in questi almeno 15-20 anni, molto è stato restaurato, rifatto. Semmai c'è uno scarto tra i mezzi finanziari, no? E la progettualità che si richiedono per l'avvenire. Non possiamo più rimanere entro confini puntiformi, isolati, dobbiamo andare in orizzonti quantomeno pedemontani. E gli agenti del commissariato di Bassano sono stati incaricati dal PM Vicentino Serena Chimichi di fare luce sulla morte della barista Francesca Bertoncello. È ancora giallo sulla morte di Francesca Bertoncello, la 35enne rinvenuta senza vita lo scorso 6 gennaio nel suo appartamento di via Sardegna a Bassano. Al commissariato è arrivata la richiesta di acquisire dal medico di base della donna maggiori informazioni sul suo stato di salute gravato da una patologia cronica. E sotto la lente di ingrandimento finiranno anche i tabulati telefonici di Francesca, le sue ultime telefonate e i destinatari delle chiamate più frequenti. In attesa dell'esito degli esami tossicologici e dei risultati dell'autopsia che potrebbero fare finalmente luce sul decesso della barista, si indaga dunque a 360 gradi dopo l'emergere di particolari importanti, ad iniziare dal ritrovamento in casa della donna di cocaina e di arnesi utili alla sua assunzione. Ma non solo, a complicare le indagini il matrimonio di Francesca Bertoncello con un cittadino marocchino di 45 anni, la cui esistenza fino a pochi giorni fa era sconosciuta persino al padre della donna. Si finge poliziotto, ma quando arrivano i poliziotti veri il gioco finisce con un giro all'ospedale ed una sfilza di denunce. Il fatto risale alla sera del 7 gennaio quando al 113 arriva la chiamata di una coppia di giovani, lui 24 anni di Borso del Grappa e lei 22enne di Romano, che denunciano lo strano comportamento di un presunto poliziotto nei paraggi del Griffone. È un 25enne di Tiene che, fingendosi un agente antidroga, si è prima fatto consegnare i documenti dai due ragazzi
ragazzi e poi li ha trascinati con la forza fuori dalla loro auto. All'arrivo dei poliziotti veri per il 25enne si è dato alla fuga procurandosi anche una ferita ad una gamba. Fermato dovrà ora rispondere di sostituzione di persona, usurpazione di funzioni pubbliche, violenza privata, furti, lesioni e ingiurie. Ed ora invece andiamo a Marostica dove tra 2 settimane scatta la nuova procedura della raccolta dei rifiuti. Meno rifiuti, più differenziazione, costi minori. Sono questi, in sintesi, gli obiettivi della rivoluzione nella raccolta e nel conferimento dei rifiuti che attende a giorni i cittadini di Marostica. Sì, una rivoluzione copernicana che aiuterà i nostri cittadini ad avere ancora maggior cultura di rispetto verso l'ambiente e a porsi in maniera diversa nei confronti dei rifiuti. Ma cosa cambierà nella sostanza a partire dal prossimo lunedì 1 febbraio? Cambierà il sistema di raccolta del rifiuto nel territorio, passando da un sistema che potremmo definire secocentrico a plasticocentrico, nel senso che passeremo a una raccolta quindicinale di rifiutto secco e a una raccolta invece settimanale per quanto riguarda la plastica e le lattine. La ragione di questa scelta è presto detta. Siamo resi conto che all'interno soprattutto dei sacchetti del rifiuto secco ci sono molti rifiuti che invece devono andare nella parte differenziata. Questo riteniamo noi, insieme anche poi all'apporto che sicuramente daranno i cittadini, ci permetterà di produrre meno rifiuto che va in discarica e quindi quantità di rifiuto che invece diventa differenziabile e riciclabile. Altra novità importante è l'eliminazione delle isole ecologiche ancora presenti nelle frazioni. Eliminiamo il discorso delle isole ecologiche, quindi di cassonetti nelle frazioni, perché passeremo col porta a porta per ogni abitazione. In questa maniera diamo lo stesso tipo di servizio ad ogni cittadino e otterremo anche un miglior decoro degli spazi e dell'ambiente dove sono situate le isole ecologiche. Per presentare tutte le novità è in programma il prossimo martedì una serata informativa all'opificio. Ed ora una bella notizia che riguarda una rock band tutta bassanese. È una rock band italiana che arriva dal Veneto. Si chiama Virtual Time. Canta in inglese e suona così. I was shot by electric fuse in the air. Vi ricordate? Ve li abbiamo fatti incontrare la scorsa estate quando erano stati selezionati per un prestigioso contest rock nazionale a Milano. Ora tutta Italia può sentirli, loro sono i Virtual Time, quartetto assolutamente bassanese e assolutamente rock che, è il caso di dirlo, spacca e di brutto. Tanto che Virgin Radio è un po' un'istituzione per i rockettari convinti, li ha selezionati per il The Rocket della settimana. Pensando che di solito per radio girano nomi come Cult, Scancanensis, Bruce Springsteen, solo per citarne qualcuno. Ed è grande l'emozione e l'orgoglio dei nostri ragazzi Alessandro Meneghini, Luca Gazzola, Marco Lucchini e Filippo Lorenzo Moccelli. Quali sono le prospettive, le nuove prospettive dei Virtual Time ora? Sicuramente fare molti, divertirci e roccheggiare in giro per tutta Italia e anche all'estero. Sentire il proprio pezzo suonato in radio, cioè qualcosa di indescrivibile, veramente emozionantissimo. Non riuscivo neanche a pensare, tanta era l'emozione, appunto i brividi, che sì, veramente non riuscivo neanche a elaborare niente di che. E allora, buon ascolto! E tornano i veneti schiacciati dalla crisi questa sera a Focus, in studio uomini e donne, protagonisti di storie drammatiche come Irene Tuzzato e i suoi volontari. Il punto sul banco solidale è il nostro fondo a sostegno delle famiglie in gravi difficoltà, quindi non perdete l'appuntamento con Focus a partire dalle 21.05. Ora vediamo insieme le previsioni del tempo, io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. Da Grossale Elettrodomestici, sconti su tutti i prodotti tutto l'anno. Le previsioni per domani: in genere sereno o poco nuvoloso, a parte locali addensamenti in prevalenza modesti e comunque più probabili nelle ore più fredde, quando sulle zone pianeggianti saranno possibili anche locali nebbie. Precipitazioni generalmente assenti, salvo una probabilità nulla o molto bassa di qualche debolissima pioggia in pianura. Temperature:
In montagna clima rigido con calo termico, specie alla sera. In pianura le massime saranno stazionarie e un lieve aumento. Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale con vari valori inferiori allo zero. Grosselle elettrodomestici Euronics Point. 500 metri di esposizione, qualità, convenienza e assistenza. Scegli Grosselle. Da più di 25 anni il cliente sempre al primo posto. Grosselle elettrodomestici in via Canova a Rosà, zona Cadolfin.